Adesso abbiamo 1208 presenti, quindi il numero di pazienti è veramente molto importante. Consideriamo anche in questa attività non solo la sede di Via Giustiniani, ma anche l'ospedale Sant'Antonio. Per quanto riguarda i pazienti che di questi 1208 sono Covid, sono quindi Covid positivi, adesso ne abbiamo ricoverati 135. 116 in area non critica e 19 in area critica. Importante sottolineare che ne abbiamo già dimessi 178. L'ospedale di Padova non si ferma, l'emergenza Covid-19 impegna l'azienda ma non blocca le sue attività. Lo testimoniano i dati che parlano di 180 interventi giornalieri garantiti, con una riduzione rispetto alle normali attività di circa 70 interventi. Sono attivi 11 tende vicino all'edificio di malattie infettive e le persone che si sono rivolte a questa attività adesso sono 8.890. Tra i reparti che stanno subendo il peso maggiore di questa emergenza c'è la rianimazione, dove prestano servizio anche i fisioterapisti per la riabilitazione, consentendo così dimissioni più veloci. La rianimazione centrale, che è la rianimazione che gestisco io, dispone di 18 posti letto. In questo momento abbiamo 6 posti letto liberi. Abbiamo trattato finora 38 pazienti. Di questi 38 pazienti, 20 sono stati dimessi e sono andati a un livello assistenziale inferiore. La durata media, la degenza media dei pazienti che sono stati dimessi è stata di 13,5 giorni, con un'età media di 63 anni. Abbiamo dimesso 3 pazienti ultraottantenni. L'azienda padovana ad oggi ha eseguito 72.000 tamponi, il 45% di tutto il Veneto. L'appello del direttore generale Flora ai cittadini è di rivolgersi alle strutture sanitarie solo quando ce n'è bisogno. Se non c'è necessità, se uno è asintomatico, non ha problemi, non ha frequentato malati, non ha frequentato positivi, lasci il posto invece a chi ha queste condizioni.